Ciao a tutti appassionati del fai da te, io sono Mauro e questo è Zio Orso, il canale per i makers. In questo video ti parlerò della mia maschera facciale con filtri intercambiabili. L'acquisto di questa maschera è stato possibile grazie alla vostra generosità. Infatti, grazie a quelli che fanno acquisti su Amazon passando per il mio link, ho accumulato abbastanza buoni da poter acquistare questa maschera. Visto che alcuni di voi commentano sotto i miei video invitandomi ad essere più attento alla protezione della mia persona, ho pensato che la sicurezza sarebbe stato un buon modo di investire questi buoni e quindi ho cercato su Amazon quello che il panorama offriva per quanto riguarda le maschere facciali e ho individuato questa mascherina della Eclipse che aveva un buon rapporto qualità-prezzo e aveva buoni commenti, insomma gli utenti che l'avevano acquistata erano rimasti soddisfatti. Questa maschera qui ha dei filtri P3, quindi diciamo sono filtri assoluti, si vengono definiti filtri assoluti, sono adatti al filtraggio di particelle solide, liquidi, fumi, nebbie e riducono anche gli odori sgradevoli. I filtri possono essere sostituiti, infatti grazie a questi gancetti, ecco qui, si sganciano e vengono sostituiti, si sollevano e vengono sostituiti, poi si possono riposizionare i gancetti e il gioco è fatto. Esistono diverse misure di questa maschera, io ho preso ovviamente quella più grande perché ho un viso molto grande. Si indossa in questo modo. E poi esiste un modo per verificare che sia montata bene, ossia si monta sul viso, dopodiché si tiene una mano premuta sopra alla valvola di uscita dell'aria e si prova a soffiare all'interno. Se ci sono sfiati nell'intorno della guarnizione, vuol dire che l'abbiamo posizionata male e dobbiamo rifarlo. Adesso facciamo una prova, vediamo. Io non ho notato sfiati e quindi penso che l'ho stretta abbastanza bene. Dunque, come vi ho detto, i filtri sono sostituibili, quindi quando si avverte difficoltà nella respirazione durante l'uso della maschera, i filtri vanno cambiati. Questi qui costano 15 euro, mentre la maschera intera costa sui 30 euro. È possibile anche disinfettare la maschera e pulirla. Si devono smontare i filtri e si può pulire la plastica della maschera con acqua e sapone neutro. Può essere lasciata anche a bagno la maschera per qualche ora in acqua e disinfettante. Inoltre è bene riporla all'interno di una scatola ermeticamente chiusa, perché se poi noi la teniamo nel laboratorio e la polvere va a finire all'interno della maschera, noi quando la indossiamo poi respiriamo quella polvere e quindi non ha senso avere una maschera di questo genere, quindi deve essere riposta in un posto ermetico al riparo dalla polvere. Quello della confezione troviamo anche le istruzioni che riportano più o meno quello che già vi ho detto, ossia il modo di indossarla, le prove di tenuta, come stoccarla, come si sostituiscono i filtri e come si disinfetta la maschera. A me non resta che ringraziarvi perché grazie alla vostra generosità sono riuscito ad avere questa maschera, che è importante per la mia salute. Vi invito a continuare ad aiutarmi tramite i vostri acquisti su Amazon passando per il mio link, oppure se volete potete fare delle piccole donazioni su PayPal, trovate tutte quante le istruzioni in descrizione. Se il video vi piace lasciate un like, condividetelo e se volete acquistate anche voi una maschera del genere all'interno del vostro laboratorio, sicuramente vi ritornerà utile. Infatti quando lavorate il legno, il ferro o verniciate, questo tipo di maschere sono fondamentali, quindi vi invito a comprarle. Magari non proprio questa, ce ne sono di diversi tipi, più costose, più belle, però è importante averne una all'interno del laboratorio. Per oggi è davvero tutto, al prossimo video, ciao!